una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde dello splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA, Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con l'ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. Oasi San Francesco, salita Quissisana 30, Castellammare di Stabia. www.rsaoasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga possiamo vita. Dire che oggi c'è un'altra partita, questo è un assaggio di Serie B, se possiamo dire, anche se lo spirito non sarà quello del campionato. Oggi Fabio Catesetta diceva: merito a voi per la grinta e per la qualità messa in campo. Lo ringrazio, faccio i complimenti per il campionato e anche per la partita, perché insomma c'è stata anche una bella partita tra due squadre che, come giusto sia, senza quella tensione che dicevo un po' canzi in sala stampa, si gioca un calcio ancora più bello, perché più aperto, no? In campionato, come giustamente arrivava lei, l'intensità, sì. I punti in palio, il modo di giocare sarà completamente diverso da parte di tutte e due le squadre. Questo è tutto. L'importante è che ci ritroviamo in Serie B, questa è la cosa che conta. Ecco, possiamo dire che quando una società vuole fare sul serio, quando ha un obiettivo ben definito e prende tessere dall'inizio della stagione, alla fine tessere non tradisce mai? No, questo no. No, guardi, io delle volte sto dicendo in questi campionati, ho avuto la fortuna in questa Lega Pro, sì, di vincere 3 volte, una di Serie B negli ultimi 9 anni. Però sono molto gratificato da salvezze estremamente, estremamente difficili come quelle di Avellino, sì, e di Terni. Sì. Mi creda, la Juve Stabia ci abbiamo giocato contro con la Ternana, sì, e l'anno che è retrocesso. Noi ce la ricordiamo, bene, direi. E vediamo quanto è duro, no, quel campionato. E vedere una squadra scendere di categoria con tutta quella gente, con tutto quello che gli va dietro, forse è ancora più difficile che non portare una squadra verso l'alto, no? Perché lì va bene, è un peccato, però farla scendere, ti senti responsabile di un qualcosa, perlomeno le sensazioni che io ho avuto. Quindi molto contento di essere fatto, e ho avuto la fortuna in questi anni di centrare delle vittorie di campionati importanti, però bene così. Ecco, stagione stupenda per entrambe le formazioni, possiamo dire però che il Pordenone ha messo la classica ciliegina sulla torta quest'oggi. Sì, diciamo così, è così, quello che conta, io ho anche detto ai miei ragazzi, quello che contava era il campionato, penso che valga, sì, lo stesso per la Juve Stabia, sicuramente sì. Poi quando si gioca, anche per questione di mentalità, si cerca di fare il meglio, si cerca di vincere la partita. La tensione non può essere massimale, io oggi avevo grosse paure sinceramente, perché è passato 15 giorni dall'ultima partita, perché facciamo 3 cene a settimana e 2 allenamenti in meno a settimana è veramente difficile, sì. Però queste cene hanno fortificato ulteriormente il gruppo ancora di più, non perché ce ne fosse bisogno, però è un modo di dire, ma alla fine anche quello, avevo paura. Poi primo caldo anche oggi, perché sì, ci siamo sempre allenati noi con i giubbotti e in tutte le partite che abbiamo fatto, quindi era, però è bello, è stato bello, bellissimo. Ecco, l'anno prossimo è il segno della continuità, tessere sulla panchina del Pordenone, Fabio Casetta sulla panchina della Stabia, vi rincontrerete. Sì, ma io penso che sia giusto così, abbiamo fatto tutti e due, sia io che Fabio, un qualcosa di bello con la società, visto, perlomeno parlo per me adesso, che i rapporti, sì, sono ottimi, perché poi sono amico al di là della proprietà, sì, che dopo vuol dire che sarà ancora più dura quando... quando si fa la Serie B, però diamo continuità, penso che sia un fattore positivo in una società, in un ambiente, dare continuità venendo da un bel risultato. È anche più semplice mettersi in moto, dare subito, perché in Serie B lo sappiamo tutti che è importante partire bene, quindi diamo entusiasmo, brava la Juve Stabia, bravissima, sempre in testa all'inizio campionato sulla falsa riga del noi, sì, quindi penso 2 vittorie di campionati meritate. In chiusura le chiedo un giudizio dall'alto della sua esperienza su Fabio Casetta, allenatore giovane al secondo anno con la Juve Stabia,
primo campionato, quarto posto, quest'anno la vince la grande, vince la gamba del campionato. Che cosa ha Fabio secondo lei? Ecco come fa a giocare la squadra, il suo pensiero? No, 4-3-3, molto bello, molto dinamico, una squadra ben messa in campo, ha perso solo due partite, ha subito pochissimi gol, quindi dietro lì c'è solo lavoro, e quindi un grande complimento. Dove può arrivare a Caserta? No, non mi dica questo non lo so nemmeno io, 60 anni, figurati se posso sapere degli altri. No, però sicuramente anche leggendo, vedendo qualche partita, perché gironi diversi, quindi non ho raffronti, si vede la mano dell'allenatore sulla squadra, e del resto per vincere, se non c'è un po' di mano dell'allenatore, non si vince. Certo, grazie.